Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti con spiriti più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna. Guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così io possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Far mia la vita del Fiat Supremo. Voglio essere il tuo eco nel diffondere su tutto l'amore divino e chiederti per tu. Dal Libro di Cielo, volume 12, 10 maggio 1919. Stavo molto afflitta e quasi impensierita sul povero mio stato, e Gesù, volendomi distrarre dal pensare a me stessa, mi ha detto: Figlia mia, che fai? Il pensiero di te stessa ti fa uscire dalla mia volontà, e non sai tu che quanto dura la mia volontà in te, tanto dura la vita divina, e come cessa il mio volere, così cessa la vita divina e riprendi la tua vita umana. Bel cambio che fai. Così avviene nell'ubbidienza. Fino a tanto che dura l'ubbidienza, dura la vita di chi ha comandato in chi ubbidisce. Come cessa l'ubbidienza, così si riprende la vita propria. Poi, come sospirando, ha soggiunto: Ah, tu non sai lo sfascio che farà il mondo. E tutto ciò che è successo finora si può chiamare gioco in confronto ai castighi che verranno. Non te li faccio vedere tutti per non opprimerti troppo. Ed io, vedendo l'ostinazione dell'uomo, me ne sto occultato in te. E tu prega insieme con me non voler pensare a te stessa. 16 maggio 1919. Stavo pensando, come può essere che un atto solo fatto nel volere divino si moltiplichi
in tanti da fare bene a tutti. In questo mentre il mio dolce Gesù si è mosso nel mio interno e con una luce che mi mandava nella mente mi ha detto: figlia mia, un'immagine di ciò la troverai nel sole. Uno è il sole, uno è il calore, uno è la luce, eppure questo sole si moltiplica in tutti, dando a ciascuno la sua luce e il suo calore a seconda delle varie circostanze. All'uomo è luce d'ogni occhio, d'ogni azione, d'ogni passo. E se la creatura varia l'azione, la via, la luce, la segue. Ma uno è il sole. Il sole si moltiplica in tutta la natura, dando a ciascuno diversi effetti. Al suo spuntare abbellisce tutta la natura, e la sua luce, moltiplicandosi nella brina notturna, vi forma la rugiada, spandendo su tutte le piante un manto argentino, da dare tale risalto e bellezza a tutta la natura, da far stupire e incantare lo sguardo umano. Tanto che l'uomo, con tutta la sua industria, non ha potere di formare una sola goccia di rugiada. Passa più oltre, ai fiori dà il suo colore e del suo profumo, e non un solo colore, ma a ciascuno il suo colore e profumo distinto. Invece ai frutti, col suo calore e luce, dà la dolcezza e la maturazione, e a ciascun frutto diversità di dolcezza, ma uno è il sole. Feconda e fa crescere altre piante, sicché tutta la natura riceve vita dal sole e ciascuno ha il distinto effetto che gli conviene. Ora, se ciò fa il sole, è perché sta in alto e si fa vita di tutta la creazione che vive nel basso. Adonta che il sole è uno. Molto più gli atti fatti nella mia volontà, perché l'anima sale in me ed opera nell'altezza della mia volontà, e più che sole gli atti fatti nella mia volontà si mettono a guardia di tutte le creature per dar loro vita. Adonta che uno è l'atto, come sole vi dardeggia su tutte le creature, da chi abbellisce, da chi feconda la grazia, a chi scioglie il freddo, a chi ammollisce il cuore, a chi snebbia le tenebre, a chi purifica e brucia, dando a ciascuno i diversi effetti che ci vogliono, ed a seconda delle disposizioni, maggiori o minori di ciascuno. E questo succede anche nel sole che splende sul vasto il vostro orizzonte. Se il terreno è sterile, il sole poco sviluppo dalle piante. Se il seme del fiore non c'è, il sole con tutta la sua luce e calore non lo fa spuntare. Se l'uomo non vuole attivarsi nell'operare, il sole nulla gli fa guadagnare. Sicché il sole produce i beni nella creazione a seconda della fecondità dei terreni e dell'attitudine dell'uomo. Così tutti questi atti fatti nel mio volere, ad onta che concorrono a bene di tutti, agiscono a seconda delle disposizioni di ciascuno ed a seconda dell'attitudine dell'anima che vive nel mio volere. Sicché un atto in più fatto nel mio volere è un sole di più che splende su tutte le creature. Onde ho cercato di fondermi nel mio Gesù, nel suo volere, moltiplicando i miei pensieri nei suoi, per riparare e sostituirmi per tutte le intelligenze create, presenti, passate e future. Dicevo di cuore al mio Gesù: quanto vorrei ridarvi con la mia mente tutta la gloria, l'onore, la riparazione di tutta l'umana famiglia, anche delle stesse anime perdute che con la loro intelligenza non ti hanno dato. E lui, come compiacendosi, mi ha baciata in fronte, dicendomi: ed io col mio bacio suggello tutti i tuoi pensieri coi miei, affinché sempre trovi in te tutte le menti create, ed a nome loro riceva continua gloria, onore e riparazione. Bene, oggi Gesù, dopo un ammonimento molto importante circa il pensiero di noi stessi, che tra poco vedremo, ci porta dentro il cuore della vita nella divina volontà, mostrandoci come un solo atto fatto nel divino volere abbia questa virtù completamente divina di moltiplicarsi, espandersi a beneficio di tutto, ma anche, ecco, i limiti oggettivi che questa operazione divina, come poi del resto anche tante altre operazioni divine, incontrano, e la cui causa sono sempre, ahimè, le cattive disposizioni dell'uomo. Quindi il fatto che ci siano sovente cattive disposizioni non è un buon motivo per non moltiplicare gli atti, così come il fatto che molti purtroppo avrebbero rese vane
le sofferenze di Gesù non è stato per lui un buon motivo per non affrontare la passione. Certo, è causa indubbiamente di grande dolore. Lo è per lui e lo è per i suoi amici. Ecco. Però adesso andiamo con ordine e vediamo il tutto. Primo aspetto. Stava afflitta e impensierita sul povero suo stato, Luisa. Ecco, questo è il pensiero di chi. Allora, ci sono vari modi di pensare a noi stessi. In linea di massima, pensare a noi stessi non ha una valenza positiva, diciamo anche nel parlare comune. Quello pensa solo a se stesso, pensa solo agli affari suoi. Quindi, di per sé, pensare a se stessi, ed è questo il senso in cui lo intende qui Gesù. Significa appunto occuparsi di sé, quindi del proprio tornaconto, del proprio interesse, del proprio benessere, del proprio stare bene. Ecco. Questo pensiero non ci dovrebbe proprio stare dentro un'anima che vuole vivere nella divina volontà. Perché il pensiero unico che dovrebbe occuparci è: come sta Gesù? Come sta Maria? Quindi non pensare a sé, ma pensare a loro. Cioè l'ideale da raggiungere è che si pensi sempre e solo a loro. Solo non vuol dire chiaramente in maniera esclusiva, cioè nel senso che uno sta tutto il giorno davanti al crocifisso, all'immagine della Madonna, pensare a loro, anche se, insomma, come prospettiva, almeno per qualche giorno potrebbe essere certamente non sgradevole, sarebbe una bella giornata, ma questo chiaramente non può caratterizzare tutta la vita, no? Però questa attenzione, a me l'immagine che mi viene sempre quando parlo di queste cose è lo sfondo, d'accordo? Cioè, in tutto quello che certo che io, per esempio, adesso sto cercando di fare una meditazione per me e per tutti. Quindi è chiaro che il mio intelletto che è limitato, la mia volontà che è limitata ora, deve concentrarsi sugli scritti e recepire, speriamo, insomma, le luci che la grazia mi manda, cercare di penetrarli bene, di farli miei, di farli interiori, di farli entrare, di farne oggetto di preghiera con Gesù e poi di metterli in pratica, perché questo è una meditazione. Chiaro che io adesso non mi posso mettere interiormente, non ci riesco, sono buono, a fare un colloquio amorevole con Gesù e con Maria, non si possono fare in contemporanea, perché noi siamo limitati. Ecco, però è evidente che tutto questo deve avvenire in un certo sfondo, d'accordo? Quindi io adesso devo occuparmi di questa cosa, che è comunque una cosa, si spera, insomma, gradita al cielo, insomma, non intrinsecamente cattiva, ma è il modo con cui me ne occupo, ecco. Il darsi pensiero di sé, starò bene, starò male, molte volte Luisa faceva questi pensieri, no? Apparentemente, poi non bisogna certamente giudicare, e comunque apparentemente da un punto di vista oggettivo non troppo perfetti. Ah, ma come sto oggi? Ah, Gesù è venuto, Gesù non è venuto, e non mi fa più soffrire, non mi dà più le sofferenze, quindi non mi vuole più come vittima, tutte queste cose qui, no? E tutte cose comprensibilissime, insomma, questa povera donna, povera, questa santa donna, la sua vita era Gesù, non aveva altro, insomma, quindi è chiaro che aveva questi tipi di manifestazioni. Però di per sé, in se stesso, quindi senza certamente voler giudicare la persona come mai si deve fare, questo comportamento non è perfettissimo, perché ci si sta preoccupando di sé, dimenticando che la giornata, questo nuovo benedetto giorno, ecco come cantano i miei amici di The Sun, andrà come Dio lo fa andare. Oggi ci saranno le pene che il Signore mi manda. Come dice Gesù nel Vangelo, a ciascun giorno basta la sua pena. Oggi ci saranno le gioie che il Signore mi manda. Ci saranno le occupazioni che il Signore mi manda. È chiaro che tutti noi abbiamo, come dire, una organizzazione generale, cioè io più o meno lo so in teoria oggi che cosa devo fare, a che ora devo celebrare la messa, oggi è giovedì, c'è l'ora santa, la devo preparare.
e devo incontrare delle persone, devo stare un po' di tempo in confessionale, quindi l'anima massima va bene, ma ci sono tutta una serie di varianti in corso che noi non le conosciamo. Ispirazioni, momenti della giornata, quindi e tu non ti stai preoccupando di nulla. La vita nella divina volontà, questo è talmente bello, cioè c'avrò tempo per mangiare, per dormire, per riposarmi, fare questo, fare quell'altro. Non ti preoccupare che il nostro Signore sa che devi riposare, che devi mangiare, che devi. Non ti devi preoccupare di niente riguardo a te stesso, proprio di niente. Di niente. Occupare certamente tutte quante le cose che il Signore ti mette davanti, ma avendo sempre il pensiero di fare una cosa per amore suo, per lui, per piacere a lui o a lei, d'accordo? Per trovare l'unione con lei. Facendo attenzione, se tu pensi sempre a lui, vedrai quanti atti farai, muove, ci arriviamo nella divina volontà. Dice, ma oggi ho fatto pochissimi atti. E per forza hai fatto pochissimi atti. Chiediti, non perché hai fatto pochissimi atti, ma a che sei stato a pensare tutta la giornata? A che hai pensato? A chi hai pensato? D'accordo? Noi non è che non possiamo pensare a niente e a nessuno, ma queste sono attitudini che si acquisiscono, no? Non possiamo, no, cioè non possiamo, non dovremmo pensare a niente e a nessuno fuori di Gesù e Maria, senza Gesù e Maria, o peggio ancora contro Gesù e Maria. Quindi, queste sono tutte quante, come dire, progressive abilitazioni che, anche attraverso la meditazione, che è molto utile, che ce le fa scendere nel cuore, gradualmente si acquisiscono. Perché se cominciamo a preoccuparci di noi, a occuparci di noi, a pensare a noi, a preoccuparci di noi, Gesù dice subito: cessa il mio volere in te, stai tranquillo che quella è un'uscita dalla divina volontà. Tu non ti devi preoccupare. Mi viene in mente, cioè, i grandi santi, no? Cioè, se uno parlava con Padre Pio, così dicono i testimoni, Padre Pio diceva sempre la stessa cosa: non ti preoccupare, non ti preoccupare, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Diceva sempre così. Ecco. Perché? Perché ci sta chi si occupa di te. Queste cose Gesù ce lo dice già nel Vangelo, non, ecco, facciamo sempre ogni tanto gli esercizietti assai proficui dei rimandi tra libro di cielo e Vangelo, con la V maiuscola. Perché, perciò vi dico, non datevi pensiero per la vostra vita. Di cosa mangerete, di cosa berrete, di come vestirete, dice, ma come Gesù mio? Ma mangiare, bere e vestirsi sono bisogni primordiali. Che faccio? Non ci devo pensare. Gesù dice, non datevi pensiero, non preoccupatevi. E non sta legittimando, dice, adesso io faccio il nulla facente, ecco, e poi mi aspetto che gli angeli mi portano. Vengono a casa mia, mi fanno da mangiare, mi preparano anzi pure un bel pranzo, quindi possibilmente ecco, caviale e ostriche, e io me lo mangio a tradimento perché non mi devo preoccupare di quello che si mangia. Sto chiaramente caricando in maniera ironica, no? Gesù non sta dicendo questo, ma l'affanno, la preoccupazione, cioè, no, non ci deve entrare in noi. Perché? Perché deve esserci in noi cosa? Il Padre vostro sa che ne avete bisogno. Ma pensi che ti faccia morire di fame? Pensi che ti faccia morire di freddo? Ha un suo amico, quindi una persona che desidera servirlo, che desidera amarlo, che desidera dargli gloria, che desidera occuparsi di lui, che desidera vivere nella sua volontà, che vuole pensare solo ai suoi interessi. E quindi agli interessi del prossimo. Ma è possibile che il nostro Signore tratti talmente male i suoi amici da farlo morire di fame? Questo è il senso di quello che Gesù dice. Io vorrei sottolineare questa cosa qui, perché l'umana volontà è regina dentro la stragrande maggioranza delle creature. E produce pensieri umani. Quante volte noi diciamo, eh sì, ho capito che è così, però umanamente parlando, però umanamente parlando, però umanamente parlando. Quando umanamente parlando noi lo usiamo come esempio, come
come dire, per comprendere qualche situazione, può anche andare bene, insomma, perché è chiaro che comprendere una situazione è sempre qualcosa di positivo. Quando diciamo una mente parlando, invece, per giustificare noi stessi in qualche uscita dalla divina volontà, perché questo accade, è assai sconsigliabile ricorrere a questo argomento, perché questo argomento, anziché essere una giustificazione, come dire, è un ulteriore aggravante. Dice: bravo, stai dicendo umanamente parlando, quindi stai optando per agire alla umana, non alla divina. E stessa cosa, appena tu cominci a fare, a preoccuparti di te, a occuparti di te, a pensare a te, finisce la vita della divina volontà, così come l'ubbidienza, che lo dobbiamo anzitutto a Gesù. Ci sono persone che debbono anche l'obbedienza al proprio superiore, canonico o volontariamente scelto. Appena cessa l'obbedienza, si riprende la vita propria. E avere una vita propria, che è un pochino il sogno di tutti quanti, no? Avere l'indipendenza, che è poi il mito prometeico, se vogliamo, no? del peccato originale, quello instillato da Satana: diventerete come Dio, conoscerete voi da soli il bene e il male, ve ne fischierete, non dovrete dipendere da nessuno, essere autonomi, d'accordo? Chi ancora ha questi desideri ancora conosce molto poco di se stesso e della vita, e ha capito ancora meno. Ecco, una piccola parentesi: Gesù, siamo nel 1919, tu non sai lo sfascio che farà il mondo. Tutto quello che è avvenuto fino adesso si può chiamare gioco a confronto a ciò che verrà. Era finita la prima guerra mondiale da poco, però siamo nel 1919, ancora non c'erano, in Russia era già cominciato il comunismo, in Europa ancora non c'erano i nazifascismi, non c'era la tragedia della seconda guerra mondiale, e poi quello che sarebbe venuto dopo, perché dopo lo sfascio, come dire, fisico, ecco, materiale prodotto dalle due guerre, poi dopo finita la seconda è venuto lo sfascio morale, come dire, generalizzato, che non ha risparmiato nessuno, proprio lo sfascio, la degradazione, la precipitazione in basso, quindi altro che macerie, insomma. E ancora non si vede la fine di questa situazione, insomma. Non è che ne siamo fuori adesso, anzi. Ecco, quindi un buon consiglio è non pensarci troppo, pregare insieme con Gesù e non pensare né a queste cose, che purtroppo sono comunque sotto gli occhi di tutti, ma che certamente cesseranno quando Dio vorrà, anche con il nostro piccolo contributo, e pregare insieme con Gesù. Ecco, poi c'è l'esempio molto bello della moltiplicazione degli atti. Ogni atto che noi facciamo nella divina volontà, dobbiamo capire bene questa immagine, è un piccolo sole, e Gesù ha spiegato, cioè senza, come dire, fare una lezione troppo tecnica a livello scientifico, quindi più che altro utilizzando, come sempre fa, dati dell'esperienza empirica, ecco, nonostante poi se uno volesse andare a quisquiliare dal punto di vista dell'esattezza di certe scienze umane, potrebbero anche, come dire, nei dettagli trovarsi delle piccole imperfezioni, ma Gesù non intende fare un trattato né di astronomia, né di fisica, ecco, né di zoologia, né di geologia. Quindi vuole spiegare a livello empirico le cose che tutti vediamo e gli effetti che produce questo astro nel sistema solare. È uno solo, non fa nient'altro che bruciare, d'accordo? Quindi c'è un fuoco, una palla di fuoco, il sole, e boom! Da ciò che parte da questo astro si producono questa serie, diciamo così, potenzialmente infinita di effetti. Ecco, e così Gesù dice: quando tu fai un atto nella divina volontà, dice questa cosa il sole lo fa perché sta in alto, il sole sappiamo che sta in alto rispetto, come noi lo vediamo sul pianeta Terra, no? Ecco quello che dicevo prima, insomma, il sole sappiamo benissimo che sta a un certo punto del sistema solare e noi lo vediamo in alto, ma in realtà, come dire, sta di fronte, insomma, alla Terra leggermente inclinata, no? Ecco.
L'immagine certamente noi lo vediamo in alto, e così come in alto si trova Dio, che è la divina volontà. E quindi questo effetto il sole lo produce dal suo essere in alto. E quindi ogni atto che io compio nella divina volontà entra in queste altezze e produce effetti analoghi a quelli del sole. Che succede? Sono cose che io faccio l'atto, poi il resto noi non lo sappiamo. A chi abbellisce, a chi feconda la grazia, a chi scioglie il freddo, a chi ammollisce il cuore, a chi snebbia le tenebre, a chi purifica e brucia. D'accordo? È un atto questo fatto, a prescindere, cioè è una cosa molto più grande che pregare per qualcuno, perché pregare per qualcuno è una richiesta singola e limitata per quella certa persona, insomma, no? Il Signore potrebbe ascoltarla, ma se quella persona, per esempio, ha disposizioni zero, proprio zero, quella preghiera, che è comunque efficace ad ascoltarla da Dio, ma produce dei frutti quasi nulli, d'accordo? E invece se io faccio un atto nella divina volontà senza metterci un'intenzione specifica per qualcuno, e questo si va a moltiplicare all'indefinito, sicuramente qualche cosa di buono l'avrò prodotto, perché non è possibile, per quanto la maggioranza delle disposizioni degli esseri umani non siano positive, ci sarà qualcuno, insomma, che sta messo bene e a cui quindi questo atto produce effetti benefici. Gesù fa degli esempi, no? Se il terreno è sterile, che ci fa il sole? Ci fa il vento. Se non c'è un seme nel fiore, è che ci fa il sole, mica crea il seme. E così, se l'uomo non vuole operare, non è che il sole ti fa guadagnare, d'accordo? Il sole ti dà la luce perché di giorno tu ci vedi e puoi fare qualche cosa di utile, lavorare. Ma non è che il sole lavora per te, giusto? Ecco, sicché il sole produce i beni nella creazione a seconda di cosa? Della fecondità dei terreni e dell'attitudine dell'uomo. Perché anche tutte quante le cose prodotte dall'attività umana, pensiamo una casa, che io sappia, insomma, adesso non sono un tecnico di cantieri e di ingegneristica, vedo quello che accade sotto i miei occhi, gli operai, i muratori lavorano di giorno e tra l'altro quando non piove, quindi sole, cioè non ci abbiamo mai pensato, di tutte quante le case che vediamo c'è il sole, perché se fossimo stati al buio perpetuo, voglio vedere come la costruivano la casa. Certo, non c'è solo il sole, ci stanno gli operai che hanno fatto la casa, ecco, ma c'è prima il sole. Questo comprendiamolo bene, insomma, no? E quindi Gesù spiega, questi atti fatti nel mio volere, ecco perché vivendo nella divina volontà e compiendo gli atti, si fa bene più grande di questa alle creature, non potrebbe essere fatto, perché? Perché tu le abbracci tutte. E le abbracci tutte in maniera divina, causando per ogni atto che fai un beneficio oggettivo e universale, moltiplicato all'indefinito. Per una cosa così piccola, sì, per esserti ricordato di dire, Signore Gesù, vieni divina volontà, mentre mi sto lavando, nel mio lavarmi, nel mio lavare questo bicchiere, cose di questo genere. Sì, nel mio camminare, sì, nel mio respirare, sì. È così. È chiaro che a seconda delle disposizioni e delle attitudini dell'anima, queste avranno più o meno efficacia. Un'altra cosa bellissima che possiamo fare, questa è una cosa splendida, no? Vedete, però anche questa è figlia dell'amore, ma ricordiamo sempre che dietro tutto questo, anche dietro il pensiero, a chi pensi? Ragazzi, noi pensiamo alle cose di cui siamo innamorati. Se uno è innamorato, quando uno è stato umanamente innamorato, cioè chiunque abbia vissuto questa esperienza, ma è innamorato sul serio, io l'ho vissuta quando ero giovane, ma uno non pensa altro dalla mattina, ma veramente non pensa altro dalla mattina alla sera. Se sta con l'amata, ne gode. Se non sta con l'amata, ci pensa a continuazione, la chiama, gli fa il messaggio, che cosa, non vede l'ora che la vede, insomma, pensa a come si vestirà per piacergli, alle cose che possono fargli piacere, cioè, campa così. D'accordo? Allora, figlio di questo amore è questo bel pensiero di Luisa, che poi
E anche questo trasformato in atto divino. Quanto vorrei ridarvi con la mia mente tutta la gloria, l'onore, la rivelazione di tutta l'umana famiglia, anche delle stesse anime perdute che con la loro intelligenza non ti hanno dato. Lei esprime questo volere e Gesù dice: te lo concedo. La bacia in fronte e dice: col mio bacio suggello tutti i tuoi pensieri sui coi miei, affinché sempre trovi in te tutte le menti create e dal nome loro riceva continua gloria, onore e riparazione. Noi immaginiamoci se il nostro Signore Gesù Cristo, uno gli va a fare una preghiera di questo genere davanti al Santissimo Sacramento, sicuramente non ci verrà, forse vi auguro che qualcuno glielo faccia, no? Sicuramente non ci verrà a dare questo bacio in fronte, ma immaginiamo che ce lo dia in maniera invisibile e che quando saremo morti ci vada a dire: senti un po', figlio mio, lo sai, quando tu mi hai fatto quella preghiera, da quel momento in poi tutti i tuoi pensieri io li ho considerati fusi con i miei, e tu mi hai riparato e mi hai dato gloria e onore per tutte le anime presenti, passate e future, da quel momento in poi. Possiamo sognare una cosa di questo genere? Beh, i sogni sono sempre leciti, insomma, perché i sogni è per antonomasia l'ambito dell'incoscienza, a volte dell'irresponsabilità. Però quello che qui dice Gesù non sembrano proprio sogni proibiti o sogni, appunto, sogni nel senso come realtà chimere irrealizzabili esistenti soltanto nella fantasia. A quello che sembra comprendere, questa è realtà. Ecco, che il Signore ci dia la grazia di crederci e di viverla. Portaci, o Santa Vergine Maria, quanto prima, ecco, quello stato beato e felice in cui riusciamo a pensare sempre e soltanto a te e a Gesù, vivendo questa vita vostra, non più la vita nostra, ecco, ma la vita vostra in noi, che è uno dei tanti modi alternativi, ecco, con cui si può chiamare la vita nella divina volontà, che ci abituiamo a chiamarvi in continuazione, a fare tutte le cose insieme con voi, a fare mai niente da soli e da noi stessi, e a moltiplicare questi atti, ecco perché di bene da portare e da diffondere in giro ce n'è veramente assai, tanto, d'accordo? Ecco, quello che vediamo è ancora un brutto spettacolo per la maggioranza, purtroppo, dei casi sul pianeta Terra. E oltre a tutto quello che possiamo e dobbiamo fare, conformemente a volere di Dio su di noi, al nostro stato, quindi, e a fare tutto quello che possiamo per contribuire alla crescita di noi stessi e del mondo, non dimentichiamo che la prima e più importante cosa è imparare ad operare quanto più possibile, possibilmente senza farsi sfuggire nessun atto, nel divino volere. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.